Non mi convincerete mai. Basta analisi. Dio conosce la strada. Bene, cominciamo dalla camicia. Ma che fa? Che vuole fare? Sono in missione per conto di Dio. Se non vuoi che ti spogli io, fallo da solo. Non capisco, che succede? La donna che hai salvato, l'hai contagiata. No, non è vero, io ho un dono. Dono è un gioiello, delle calze. Quello che hai è un herpes simplex. E puoi averlo trasmesso solo se ti sei grattato le vescicole e poi hai toccato un'altra persona. L'herpes si può prendere se si fa sesso, no? Oppure tramite le vescicole. Lui per aver fatto sesso. No, no, non ho vescicole, no. Il mio corpo è sano. Mi hanno visitato quando sono arrivato. L'herpes è subdolo. Le vescicole vengono, spariscono. Spogliati. Forse non ne avevi quando sei arrivato, ma adesso sì. Papà, io non ho mai... Davvero? Non si è chiesto perché un così perfetto figlio di Dio avesse tanto bisogno di purificare il suo corpo da ingurgitare una cinquantina di litri d'acqua al giorno? Boyd, è vero? No, papà, no, è pazzo! Aiutami, dottor Wilson, lo prego! Dio ha detto niente medicine, niente esami. Sbagliarti non fa parte dei divieti. Decidi tu. Figlio... Papà, devi avere fede in me. Io ho fede nel Signore. A te credo. Per quanto si possa credere ad un adolescente. Obbedisci. D'accordo. Rilassati. Qualche Ave Maria, un po' di aciclovir e riparlerai con gli angeli fra un attimo. Thank you.